Ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere le decorazioni in cucina. Quindi nello scorso video avete visto quelle della sala, perché praticamente ho fatto un po' a step, non ho decorato tutto in un giorno. E poi vi farò vedere anche qualcosa che ho messo in camera da letto e in bagno, ma semplicemente sono delle decorazioni così, tipo zucche, fiori, ecco, niente di particolare. Però volevo farvi vedere gli ultimi piccoli acquisti che sono riuscita, anzi sono delle chicche secondo me, che sono riuscita a trovare in questo periodo, sia da Action che da Pepco, ma anche NKD, perché praticamente questi sono i tre negozi che sono qui nella mia città che appunto hanno le decorazioni autunnali, quindi vi faccio vedere subito. Buste di NKD. Allora, innanzitutto ho preso questi tovaglioli, ovviamente tema autunnale, sono molto belli. Poi ho preso questa mela che praticamente si accende. Io amo le cose luminose e quindi volevo prendere appunto qualcosa del genere. Tutti questi articoli li ho presi con il 20% di sconto, quindi è stato un affare. E poi ho preso due zucche perché in realtà mi mancavano, perché ne ho messe di più in sala e qua in cucina in realtà ne avevo solo due o tre. E siccome appunto ho in mente di metterle in un posto, quindi ne ho prese due uguali, ovvero queste qui. Guardate che sono belle. Queste le andrò a mettere direttamente di sopra la cappa. Comunque adesso vi faccio vedere tutto. Poi da Pepco, perché lo so, questo è il periodo in cui cominciano ad arrivare tutte le zucche, tutte le cose belle dell'autunno, sono riuscita a prendere questa qui. Guardate che bella, è sempre una zucca che si illumina, che metterò appunto qua in cucina, e mi è piaciuta subito, quindi l'ho presa, perché comunque mi rimane anche per le prossime volte. E poi ho preso una tazza fatta in questo modo, bellissima, arancione. Invece da Action ho preso questo vassoietto, chiamiamolo così, a foglia nera, che andrò a mettere direttamente in camera mia. E poi già chiaramente ci sono tutte le cose natalizie. Mi è venuta un po' di angoscia perché comunque stiamo ancora decorando per l'autunno, anzi deve ancora arrivare il fresco, ma penso a fine settimana arriverà, quindi. E già vedere tutte quelle cose di Natale che comunque sono belle, però secondo me è troppo accelerata questa cosa di già mettere tutto per decorare. Che tra l'altro ormai il Natale sappiamo tutti che è diventato un business. Comunque, nel reparto natalizio sono riuscita a trovare questa palla nera luminosa che andrò a mettere direttamente in camera mia. Mi è piaciuta come proprio decorazione, ragazze, quindi che io la posso mettere sia in autunno, in inverno, in primavera. Sapete che a me piace il colore nero, quindi un po' casa mia ha questo colore all'interno, con sfumature di legno, bianco e quant'altro, quindi questa qui l'ho presa subito. E niente ragazzi, adesso comincio a sistemare tutto qui in cucina e poi piano piano vi farò vedere completamente l'arredo autunnale.
Allora ragazze, finite tutte le decorazioni in cucina, vi faccio un piccolo tour. Allora, da questa parte è la zona del caffè, quindi ho messo questa zucchetta sotto questo sottobicchiere che avevo preso in Sicilia e poi nel vaso ho inserito questi fiori. Invece da questa parte ho messo questa tazza che ho preso da Primark. E meno male che l'ho presa ad agosto, ragazze, perché non c'è più. Vabbè, qui ci sono i contenitori del caffè e dello zucchero. In questo angolo ho messo invece la zucchetta che vi ho fatto vedere prima, che ho preso da Pepco. Guardate che bella, tutta illuminata. Adesso è giorno, quindi magari non si vede bene, però di sera sicuramente farà effetto. Da questa parte è terminato il rotolo, lo devo andare a comprare. Da questa parte invece ho messo questo animaletto e poi una candela che ho preso l'anno scorso da Pepco. Semplicemente così, senza mettere altro. Invece in questo angolo, che praticamente c'era la frutta, l'ho tolta e l'ho creata in questo modo. L'ho creato in questo modo, ho messo la zucchetta, poi questa stampa che già avevo da parecchio tempo e poi alla fine ho decorato così. Semplice, però secondo me di effetto. Invece sull'isola ho messo, vabbè, il portatovaglioli che già c'era prima con quelli autunnali, questo vassoietto che ho preso da Action, la mela che ho preso da NKD che vi ho fatto vedere prima e poi un diffusore che ho preso invece da Primark. Molto semplice, però bello. Invece qui nel bagno ho praticamente tolto il fiore che c'era prima e ho messo questo qua. Anche qui ho messo un diffusore che ho preso da Primark. E poi infine qui ho messo solo questa zucchetta nera perché penso che ci sta bene con l'arredamento. Da questa parte, ragazze, praticamente l'ho fatto lo stesso come era l'anno scorso, quindi ho messo questa ghirlanda con le luci. Qui ho collocato semplicemente una zucchetta e poi questa candela profumata che accendo ogni sera prima di andare a dormire. Invece sopra la cassettiera ho messo questa zucca che all'interno praticamente contiene la candela, questa zucchetta che avevo preso l'anno scorso nera e poi infine questa palla illuminata che vi ho fatto vedere prima. Guardate che ci sta bene. Ragazze, qui invece ho messo questo tavolinetto, l'ho spostato praticamente, poi ho messo la foglia che vi ho fatto vedere prima e nel vaso ho aggiunto semplicemente questi fiori. Sulla mia scrivania invece ho messo quest'altra candela a forma di zucca che ho preso sempre l'anno scorso. Allora, devo iniziare a preparare la cena. Perché sono le 6 del pomeriggio, io mi porto in avanti e preparerò delle patate dolci perché sono quelle che sto mangiando in questo periodo, anzi io e Thomas. E vi chiederete perché sto mangiando le patate dolci, perché noi praticamente abbiamo iniziato un piano alimentare dal nutrizionista, non per dimagrire, perché comunque io e Thomas non dobbiamo dimagrire, ma dobbiamo mettere praticamente la massa muscolare, che è quella che ci manca. E quindi comunque per avere anche una corretta e sana alimentazione stiamo appunto facendo questo tipo di alimentazione, che comunque sono sempre più o meno le stesse cose che mangiamo, solo che per me per 3 mesi questa dieta ha tolto praticamente tutto il glutine e i latticini, perché per i valori della mia tiroide, siccome il glutine non fa tanto bene appunto per chi soffre di tiroidite e i latticini neanche fanno bene. Comunque sono cose che dopo 3 mesi mi inserirà piano piano e comunque non devo abbondarne, perché appunto vi ripeto non fa male, cioè fa male per la mia tiroide. Quindi ragazze, non sto mangiando pane, non sto mangiando crackers, non sto mangiando niente di tutto quello che mangiavo prima. La pizza la mangio una volta alla settimana, se capita, nel pasto dello sgarro, quindi lì sì. E comunque mangio carne, verdura, pesce,
La pasta non la mangio, mangio solo riso, che può essere riso integrale, riso scotti. Poi mi ha dato la quinoa, l'amaranto, il riso basmati. Comunque, più o meno erano cose che già mangiavo prima perché io la pasta. E comunque, insomma, vediamo come va. Per cena sto preparando delle patate dolci, ovvero quelle americane al forno e altre patate normali sempre al forno. Diciamo che io nella dieta ho queste patate che in realtà non avevo mai mangiato, però chiaramente mangiandole per la prima volta poi ho notato comunque che sono molto buone. E poi andrò a fare semplicemente della carne e un po' di insalata come contorno. Allora ragazze, io termino qui il video, spero che vi abbia dato un po' di utilità, un po' di compagnia. Ci vediamo al prossimo video, se non sei iscritto o iscritta, iscriviti, mi farebbe piacere. Ci vediamo su Instagram. Ciao!